Lo avevamo previsto e puntualmente si è verificato. La chiusura giorno e notte della galleria Giostra Annunziata, resa necessaria per lavori di manutenzione all'impianto elettrico, ha letteralmente gettato nel caos tutta la viabilità della zona sud. Lunghissime le code sulla circonvallazione, via Consolare Pompea, panoramica dello stretto e via limitrofe come viale Annunziata. E difficoltà anche per i residenti a raggiungere in orario il proprio posto di lavoro o gli istituti scolastici presenti sul territorio della quinta circoscrizione, sia all'ingresso che all'uscita degli scolari. A questo, come spiega il consigliere della quinta circoscrizione Franco Laimo, si aggiunge il fatto che le attività commerciali stanno riscontrando un fortissimo calo delle vendite e diversi esercenti sono pronti alla protesta. Da più fronti è stata chiesta una parziale modifica degli orari di chiusura della galleria che, secondo quanto previsto dal provvedimento comunale, dovrebbe restare interdetta alla circolazione fino al prossimo 31 maggio alle 18.30. Ma non è possibile fare altrimenti perché la ditta che si è aggiudicato l'appalto deve completare i lavori entro la data prevista. Se la circolazione non fosse già abbastanza congestionata, a rendere il tutto ancora più complicato sono invece alcuni cantieri presenti lungo la circonvallazione tra il viale Regina Elena e la via Nuova Panoramica per la posa della fibra ottica che restringono la carreggiata. Una situazione che difficilmente potrà andare avanti per 2 settimane come previsto alla tabella di marcia dei lavori all'interno della galleria.